Dio ci ama e Dio ci perdona. Questo è l'annuncio del cristianesimo. E il cristiano deve amare e deve perdonare. Se non ama e non perdona, sta fuori del cristianesimo. Il modo peggiore di dire no al Vangelo non è il rifiuto aperto, ma la falsità di chi accetta il Vangelo e poi vive in modo contrario, in modo contrario. Dio è amore, Dio è misericordia. San Giovanni Paolo II nell'enciclica Divesi Misericordia proprio proclama questa verità all'umanità intera. Dio è amore e il suo secondo nome è misericordia. Dio è misericordia e guarda l'uomo e il mondo con gli occhi di misericordia. E tu che sei suo seguace, suo figlio, devi guardare il tuo fratello, moglie, marito, figli, sacerdote, papa e colleghi di lavoro con gli occhi di misericordia. Di misericordia. Dio ha la grande pietà su tutti, buoni e cattivi. Perciò viene condannato atteggiamento di chi si pone davanti ai mali con atteggiamento di condanna. Santa Faustina Kowalska, a Santa Faustina Gesù ha detto: non voglio punire l'umanità peccatrice, ma voglio stringere l'umanità attorno al mio cuore misericordioso. Non gettare la pietra, ma contrario, prendere questa persona smarrita, che si è scivolata, che si è sbagliata, prenderla tra le braccia, tra le braccia. Il Papa Francesco ancora, questo è tutto il programma di pontificato di Papa Francesco, nell'ultimo incontro nella Basilica di San Pietro, che vi ricordate perché alla fine della riconciliazione ha consacrato l'umanità e Ucraina e Russia al cuore immacolato di Maria, ha detto che noi dobbiamo prendere tra le nostre braccia le persone, le anime, e accarezzarle, accarezzarle, dare la carezza. Così si vince il male, così si vincono i conflitti internazionali, mondiali, familiari, così. Se noi adottiamo questo stile di vita, che è vita di Gesù, noi abbiamo vinto il demonio che è attorno a noi o dentro di noi. Il Signore vuole entrare nella nostra vita per illuminarci, per portarci il suo calore, non per condannarci. Non per condannarci. Dio ci ama per quello che siamo, non per quello che vorremmo essere. Dio sa che siamo fragili, peccatori,
E per chi non si sente peccatore, c'è un peccato in più, quello della cecità. Vediamo il peccato nell'altro, ma non vediamo il peccato dentro di noi. Mettiamoci di fronte al Signore così come siamo. Questo Vangelo di oggi è una sinfonia di misericordia. Abbiamo incontro in questo Vangelo tra misera e misericordia. Tra misera e misericordia. Deve sparire dalla nostra vita, dalla nostra bocca, dal nostro sguardo, atteggiamento di condanna, di giudizio, perché ci escludiamo, autoescludiamo dal cammino cristiano, dal cammino di salvezza. Hai perdonato? Allora ti sarà perdonato. Non hai perdonato? Non ti sarà perdonato. Dio è risorto e camminiamo verso la risurrezione e farà di tutto per aiutarci a vincere il male che entra quotidianamente dentro di noi. Per questo motivo Gesù busserà alla casa dei peccatori, mangerà con loro per accogliere la loro miseria e trasformarla in ricchezza. Noi, il nostro compito, la nostra missione quotidiana è aiutare il fratello di uscire dalla debolezza, aiutarlo. Papa Francesco ci dice: non vergogniamoci di sporcare le mani, avviciniamoci, prendiamo per mano la persona in difficoltà e portiamola, aiutiamola per portarla davanti a Gesù. Il resto farà la grazia di Gesù. Anche in un peccatore più grande il Signore può piantare, io direi, il seme del paradiso. Non si può cambiare il mondo a fucilate. Gesù non condanna, Gesù non umilia. Gesù tende la mano e dice: alzati. E queste domande alla luce del Vangelo di oggi e alla vicinanza di Pasqua ce le dobbiamo fare ogni giorno, ogni giorno. Prima di venire all'altare, prima di mettersi con le mani per prendere il corpo di Cristo, bisogna farsi questa domanda, credetemi, bisogna fare questa domanda. È unica strada perché possiamo ritrovare la pace dentro di noi, la pace attorno a noi e ritrovare proprio la gioia divina. Non vergogniamoci, cari fratelli, di andare da Gesù e chiedere il perdono. Lo riceveremo sempre. Del resto, chi ha raggiunto una certa età, ammettiamo, ha davanti a sé chissà quante confessioni, lo spero, ecco, perché spero che facciamo una frequente confessione. Allora parliamo di centinaia, migliaia di volte che abbiamo bussato nel confessionale. E ogni volta che abbiamo chinato il capo e chiesto il perdono, questo perdono ci è stato concesso. Ecco, la Quaresima ci aiuti a crescere in questa straordinaria fiducia nella Divina Misericordia, che non verrà mai meno.
perché il Signore non vuole la nostra morte, la nostra tristezza, ma la nostra gioia e la nostra vita. Sia lodato Gesù Cristo.